quando ci concentriamo sul raggiungimento dei nostri obiettivi, nel 99,9% dei casi, se non nel 100% dei casi, ci concentriamo sulle azioni da compiere, su cosa dobbiamo fare per arrivare dove vogliamo arrivare. E questo è giustissimo, è sicuramente una parte fondamentale del nostro percorso che ci porta a raggiungere il nostro traguardo, qualunque esso sia di tipo sportivo, professionale, personale. Sono sicuro che anche tu hai avuto modo di conoscere la storia di persone che hanno ottenuto quello che volevano, ma non sono riusciti a conservarlo. Magari atleti che sono diventati, arrivati all'apice del successo, ma sono crollati dopo poco, oppure personaggi dell'industria che hanno conquistato il successo e poi sono spariti poco dopo perché non sono stati in grado di gestire appunto il loro successo. E questo perché purtroppo tendiamo a dimenticarci l'importanza che riveste il ruolo della nostra identità. Ecco perché non solo è importante concentrarci su cosa fare, ma è altrettanto importante concentrarci su chi dobbiamo diventare, chi dobbiamo essere per gestire tutto quello che accadrà quando arriveremo al nostro traguardo. Questa è una domanda importantissima. Lavorare sull'identità è una cosa che da coach faccio molto 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 spesso con le persone che seguo, proprio perché dobbiamo definire dove vogliamo arrivare, definire le azioni che ci servono per arrivare là e soprattutto, per quanto mi riguarda, definire chi dobbiamo essere per arrivare là dove vogliamo arrivare con un'identità forte e solida che ci permette di gestire le paure, ci permette di gestire le situazioni difficili e anche i successi che otterremo una volta che saremo giunti al nostro traguardo. Quindi non ti concentrare solo su cosa fare, concentrati anche e soprattutto su chi devi diventare per arrivare al tuo traguardo.